E voltiamo pagina e parliamo di libri, perché dopo il suo ultimo successo del precedente romanzo, Uno squillo per Josephine, torna nei nostri lettori la scrittrice Emanuela Esposito Amato e lo fa con Ho chiuso con te, edito da Guita. Ne parliamo proprio con lei stamattina perché oggi è in collegamento con noi. Buongiorno Emanuela. Buongiorno, buongiorno a tutti voi e grazie per avermi accolta nuovamente nei vostri studi. Il piacere è tutto nostro. Il tuo romanzo è ambientato a Napoli e per l'esattezza a Caivano, una zona dove ovviamente il degrado regna e anche l'abbandono, una zona difficile dove ormai anche la cronaca nera è diventato cibo quotidiano per gli abitanti. Come mai questa scelta? Allora, in realtà le location sono tre: Caivano, Napoli e Parigi. La scelta di Caivano è stata dettata fin da quando ho incominciato a progettare Ho chiuso con te, quindi ben prima, diciamo, degli eventi che sono stati al centro dell'attenzione mediatica recentemente. Avevo pensato di ambientarlo perché i primi 8 anni di vita delle protagoniste, le due gemelle Nina e Lola, volevo che si svolgessero in un contesto piuttosto degradato, tant'è vero che nel momento in cui io descrivo il Parco Verde, dove è ambientato appunto, dove sono ambientate le scene che fanno parte della location di Caivano, io dico questo Parco Verde dove di verde non è rimasto neanche la speranza. Ed è per questo che ho voluto appunto inserire questa location di Caivano all'interno del mio romanzo. Le Spero di aver protagoniste che ci hai, risposto alla domanda. certo, le protagoniste che ci hai nominato, che ci accompagnano anche in questa lettura, sono queste due gemelle, Lola e Nina, uguali nell'aspetto fisico, Sì. ma totalmente diverse nel carattere. Quindi chi sono queste due donne? Nina è una pittrice e che poi esplora l'arte in maniera totalmente nuova, dipingendo con le mani, quindi un modo ancora più avanzato del famoso drawing di Pollock, per dire. E quindi quasi con i suoi studenti dipinge tutta la sua casa, così anche i suoi quadri. Nello stesso tempo però impartisce lezioni di pittura. Cos'è che caratterizza Nina? Nina è caratterizzata da un forte problema di mancanza di autostima nei confronti di se stessa e di una dipendenza dall'alcol e dagli psicofarmaci, tanto che la porta ad essere una persona praticamente violenta. Noi prima abbiamo parlato, sentito con molto interesse, ascoltato con molto interesse gli interventi precedenti, si parlava appunto del gravissimo problema della violenza sulle donne. In questo libro però io ho dato un pizzico di spazio, di originalità, se vogliamo, al problema che esiste della violenza della donna sull'uomo, specialmente se ha dei disturbi. E Nina è una donna piuttosto violenta, lo scopriremo appunto leggendo il libro in cui lei si rifà in un certo senso delle sue manchevolezze interiori, diciamo. Essendo violenta nei confronti di una persona, di un uomo che riesce in qualche modo a manipolare. Senza Lola spoilerare troppo, ovviamente parliamo anche di Lola. Lola invece che cosa fa? Arrivata ai 25 anni, dopo aver seguito insieme alla sorella gemella, che praticamente la segue ovunque, la ritiene inseparabile, crescono insieme, hanno avuto un dolorosissimo passato alle spalle. Lola cosa fa? Lascia Napoli per inseguire il suo sogno, quello di diventare una stilista di alta moda della haute couture parigina e si stabilisce quindi a Parigi, cominciando la sua gavetta dal nulla e facendosi praticamente da sola e costruendo da sola il suo successo. Arriva il successo dopo 10 anni. La prima Fashion Week che riceve l'applauso del pubblico e del Gotha, diciamo, della haute couture parigina, ma in quel momento riceve una telefonata da casa, dagli zii che hanno adottato
le due bambine rimaste orfane all'età di 8 anni per un problema piuttosto violento, i due genitori appunto sono finiti, non posso, come hai detto tu, spoilerare, ma Certo. hanno lasciato comunque queste due bimbe orfane e dopo questo incidente, che si scoprirà alla fine del romanzo, le due bimbe vengono adottate da due zii che abitano a Napoli e che le crescono come se fossero delle figlie. Nina quindi rimane a Napoli, abbiamo detto, Lola si trasferisce a Parigi e quello chiuso con te si riferisce proprio al fatto che Nena rimane talmente scioccata dal fatto che la sorella si trasferisca a Parigi per inseguire il suo sogno di diventare una grande stilista che le dice ho chiuso con te. Ed è proprio il capitolo, il prologo iniziale del mio libro. E quindi Lola quindi prenderanno ha delle effettivamente delle strade completamente differenti. strade completamente diverse. Ora c'è questo che Lola continua a cercare di mantenere i rapporti con la sorella, le telefona e la sorella non risponde, le scrive e la sorella non risponde, addirittura si reca fuori casa sua quando torna una volta da Parigi, una delle sue rientrata in patria, tra virgolette, ritorno in patria per salutare gli zii, va fuori di casa di Nina, bussa al campanello. Nina sta dietro quella porta, ma non le aprirà mai. Ecco, si tratta di un romanzo sicuramente molto intenso e soprattutto ben strutturato per quanto riguarda la narrazione. Quest'ultima Grazie. infatti è arricchita veramente da voci narranti sempre diverse, quindi un lavoro assolutamente non semplice. No, posso darti del tu? Assolutamente sì. Grazie. Ti posso assicurare che la parte più difficile, la strutturazione più difficile è stata proprio quella di dare voce a tre personaggi diversi, quindi la voce di Nina, la voce di Lola e la voce di Alessandro, che poi sarà il nostro protagonista maschile, che costituirà il trait d'union tra le due gemelle. Di cui una, lo posso dire, non c'è nessuno spoiler perché poi è quello che dà il via a tutto, Nina si suicida e lascia appunto una lettera alla sorella gemella dicendole, chiedendole di tenere fede a una promessa che loro si sono scambiate nel passato, e cioè quella di esserci l'una per l'altra nel momento del bisogno. Lei le chiede di tenere fede a questa promessa. E Lola si ritroverà a lasciare Parigi e la sua carriera in questo momento per tornare a Napoli e riprendere delle redini di un rapporto che la sorella aveva chiuso. Okay? E quindi si ritroverà in questo frangente. Ora, qual è stata la complessità narrativa? È di dare voci diverse ai tre personaggi, Nina, Lola e Alessandro, e soprattutto di fare in modo che il lettore potesse immergersi, questa scrittura immersiva, potesse immergersi appunto nel pensiero e nelle azioni delle protagoniste e del Emanuela, protagonista noi ti maschile. ringraziamo veramente di essere stata in nostra compagnia questa mattina, Mattina Live, e di averci presentato questo Grazie. bellissimo E romanzo. grazie Ho a voi chiuso per con avermene dato la te. possibilità. E, tra l'altro ricordiamo che è edito da Guida e quindi ringraziamo Sì. ancora una volta la scrittrice Emanuela Esposito Amato. Piccolo break, rimanete con noi.